C'è? C'è per puntualissimo. Ok. Lo vedete? C'è lui? Siete pronti col bicchiere? E Montovoli, sei pronto coi popcorn? Soprattutto? Non so come sedermi. Aspetta, come mi devo sedere, ragazzi? Non so come sedermi. Da lì non vi vedo. Sai che mi devo mettere così. Sì, Paolo mi sta già insultando, infatti. Anche se per il giorno di Pasqua deve fare il bravo, quindi. Ecco. Oh, Ciao, mi fate disastro. aspettare? Eh? Ti hai Mi fate aspettare? fatto aspettare me e tutti quanti, sei un disastro. Scusa, un tubo. Allora. Vabbè, le donne si fanno sempre aspettare, Ah, sì, scusa. bla bla bla. Non mi Solita dirai che i storia. primi appuntamenti le donne non si fanno mai aspettare, cioè almeno un ritardo di 15 minuti ci vuole, se no Tutte figurati. uguali, tutte uguali. Vabbè, tra l'altro ti si blocca pure, quindi non solo in ritardo, si blocca pure, sei sfocato, un disastro. Sono sfocata, veramente. Sì. Non ci Guarda molto, tutti credo. pronti, vai, partite con i popcorn, vai, via. Non ci credo, sono sfocata. Dove mi devo mettere? Scusa. Ah, non lo so, se non lo sai te, E che ma ne io che ne so so. io? Qua? Eh? Mi vedi meglio così? No, sfocata. Sfogata? Ragazzi, ma Ragazzi, che dobbiamo fare con Clizia? Qualcuno mi aiuti? ma Guarda. mi siete sfogata voi ragazzi? Sì, Ma tu assolutamente. sei quello reale o sei il cartonato? No, no, sono quello reale, mia cara. Sono qui. Ancora per poco perché hai perso 3 minuti, quindi ne mancano due. Ah. Quindi mi No, ma io dispiace. sono vestita, capito? Mi sono messa pure i tacchi, tutto, Vabbè, per capito? me questo è il minimo, voglio dire. Ah, il mio. Ora fa il figo, capito? Raga, funziona. Adesso fa il figo. No, vabbè. Molto! Clizia è la tecnologia Così mi come vedi Clizia è meglio? l'inglese, esatto. Clizia e l'inglese sono veramente un'accoppiata fantastica. Poi ti interrogerò in latino allora. Oppure parliamo in Vabbè, spagnolo. Hablamo in spagnolo, por favor, cariño. eh? Hablamo en español, por favor, cariño. Claro que sí, cuando quieres. ¿Cuánto Vabbè, quieres? Cosa mi hai detto, scusa? Quanto quieres? ma sono dettagli, dai, su, Paolo, sembrerebbe guarda. ambiguo così, scusa, una roba del genere. Vai, Monto, vai, Tigre. Allora, vediamo chi manca all'appello. Monto. Manca Rita, manca Fernanda. Allora, dobbiamo aspettare. No, vabbè, Mi vedi troppi meglio, commenti. Come dico? funziona? I nostri 5 minuti, sì, esatto, appunto. No, no, ma in questo caso Sono solo saranno 5 massimo minuti, 10. allora Non... saremo in diretta. No, 5 minuti abbiamo detto, quindi facciamo, sono le 22, tu che sei bravo con i numeri, dato che sei comunque un commercialista. Sì, puoi dirlo forte, sì. Quindi, Fino ai 22, 27. 5 minuti, 23, 24, 25, Esatto. 26, 27, stacchiamo. Ti Ok, ma saluto. che sappiamo? Ma che... No, stacchiamo, terminiamo. Ah, Aspetta. ok. Sei sfocato tu Sei ora, tu Paoli. sfocato, Paolo. Lo so, ho già finito i popcorn ad aspettarti qui. E c'hai ragione, Andre, pure io. Cioè, qui, che dobbiamo fare con questa Andrea, ma ragazza? scusa, ma me la dovevo menare un attimo, il primo appuntamento social. Lo Sì. devo far aspettare un attimo, scusa. Bla bla bla. Paolo, ora ti vediamo male. Ragazzi, io che devo fare? Come i 5 minuti dell'Oblò, sì, esatto. Uguale. Allora, vediamo un po'. Siete sfocati tutti e due, che coppia. Ecco, Tutte e appunto. due, veramente? No, non ci credo. 5 minuti persi solo a capire come sederti, sì, infatti. Non riuscivo a sedermi, infatti poi ho cambiato. Mia sorella ha detto che ho perso 5 minuti Infatti, per vuoi capire stare come ferma? Poi dici a me che sedere. mi agito. Vuoi stare ferma? Dici a me che mi agito, ti sposti, fai, cammini. Io non sono, cioè sono seduta adesso qui. Vabbè. Guardate che panorama, ragazzi. Ok. Ma mi Allora. vedi adesso? Sì, ti vedo sempre sfocata, ma ti vedo. Ma veramente? Vabbè, Ragazzi, voi comunque. come mi vedete? Vai. Male, male, male. Male? Ciao Matte!
Io sono più prestata di Paolo, no? Paolo è più prestato di me, raga. C'è una ragazza di Panicomio. Ci sono le ragazze di Panicomio che hanno detto che sono più prestata di te, no? No, è impossibile. No, adesso sto facendo tutto quello. Le prestati è Paolo, non io. Adesso sto facendo tutto quello serio. Dov'è? C'è Fernanda, ecco Corinthians, dov'è? Perché è sfocato? Ma non capisco. Ciao, Perna! Come si fa qua? Dov'è Fernanda? Mi vedete bene? Bene? Corinthians! Ah, mamma mia. Raga, mi vedete bene? Eh? No, parlo con i ragazzi, dico vabbè, se mi vedono comunque... bene. Mamma mia, quanta gente. Vabbè, ragazzi, grazie veramente di tutto. Cioè... Clizia prestata o Paolo? No, in questo caso mi sa Clizia. Grazie per essere venuti tutti qui per me, per fare il brindisi. Esatto, ah, per Paolo. Clizia, esatto, ovviamente. Bravi. Allora, informo che sono ai 24, quindi a questo punto. Aspetta, prendo... aspetta, aspetta, lo prendo un attimo. Partiamo con un che carini collettivo in onore di Fernanda. Che tutti carini. Presenti, Fernanda, Rita, dov'è Rita? Rita! Perna! Ma dove sono? Io non li vedo. Fernanda, l'ho vista. Sì, Paolo non rompe. Farina! Poi c'è Uffi! 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 No, vabbè, stavo versando, faccio una cosa tipo nel tuo stile, stavo versando. Hai fatto una cosa da me, esatto. Allora. Ci siete tutti col bicchiere, ragazzi? No, Maria, ragazzi, quanti commenti. Io non ci sto credendo, vi giuro. Dov'è Queen Rusi? Cioè, non lo so dov'è. I don't know. Aspetta, c'è anche il mio marituzzo. Marituzzo. Ah, sì? No, vabbè. E qua, niente, popcorn. Vabbè, comunque mi manchi, sappilo. Eh? Devo dire in maniera riservata. Che hai detto? No, aspetta, che aspetta. Mi manchi. No, non ho sentito. Come ripeto, aspetta, è andata via la connessione. Dato che siamo soli. Ecco, mi volevi far imbarazzare, ci sei riuscita. Tac, ok, brava. Sì, anche tu comunque. Quindi andiamo avanti, dicevamo. Noi siamo... ecco la Rita, noi siamo pronti per le birrette. Vai. A tua... Ragazzi, buona Pasqua a tutti. Alla nostra. Sì, buona Pasqua. Viva. Ritira il bicchiere per fare il cin. Ah, sì. Vai, cin. Ecco, cin. Ecco. Ma la fate finita di scrivere, pressate, pressate. Ma non ci riesco a pressarmi. Questo termine. Ma lei crede di riuscirci, ma in realtà non è così. Aggiustati un altro po' il ciuffo. Aggiustati un altro po' il ciuffo. Sì, non va bene. Senti, allora, lo sai che coi capelli... I have ma no, perché è il tuo vezzo, la tua, cioè il tuo movimento ossessivo compulsivo. Sì, troppo, tagliare, va bene. Poi vediamo, leggiamo un po'. Andre, sei andato via? Dov'è Andrea? È scappato. Le faccio Paolo, scappare? Sì, siamo in 13.000, questa è la dimostrazione. Sì, ragazzi, siete tantissimi, veramente. Incredibile. Non l'avrei mai detto. Buona Pasqua, ragazzi. Veramente grazie per il sostegno, tutto l'affetto. Ah, veramente bellissimo, non ce l'aspettavamo comunque. Bravo, vai, vai, continua. No, beh, questa è una cosa vera. Cioè, noi appena... non appena siamo usciti dalla casa... Cioè, sì, prima io inondati, sia io che non pensavamo tutto questo, questo amore, no? È una cosa veramente bellissima. Esatto. E in più avete fatto l'album del nostro matrimonio, Viaggio di nozze. Io ancora non sono riuscito a recuperare tutti i montaggi, i video, le clip, le foto, le gif, qualsiasi cosa. Mo è Paolo quello sfocato, lo so. Leggete Monto, perché che scrive Monto? Monto, dov'è? Non lo leggo, aspetta. Ma ve li perdete? Non lo so. Che non dice? Lo so. Siamo sotto 37 milioni di treni per voi. Ragazzi. Ciao Fernanda! Fernandina! Corinthians! Siete l'esempio dell'amore vero, dicono. Allora, mi raccomando, mettetevi d'accordo. Lui parte per la Sicilia e lei parte per Roma. Magari, ragazzi. Purtroppo. Paolo ha detto che le manchi, prendi meglio la mia. Ma cosa dice? Fernanda dice che la dipendenza è sua.
ecco, rinciò. Vabbè, allora te ti metto. Sì, sì. Vai, vai, di sta cazzata, vai, vai, vai. Al B&B di un amico. Ok, sì, c'è. Va bene? Sì. C'è un mio amico che scrive Fernandinha donna totale, Fernandinha numero uno, tutti i popcorn. Che sei emozionato. Eh? Sei emozionato. Sei emozionato. Ho capito, ma cioè, sono abituato la sera con te così a sentirci. Non... Vabbè, a parte che la prima videotelefonata. Eh? Vabbè. A parte che non avevamo fatto neanche la videotelefonata, avevamo fatto soltanto le telefonate, dico. Che disastro. Fernanda dice nude sul mare, magari, mi spiace. Che dice Fernanda? Nude, sì, nude vabbè. Al mare, vabbè, sul vabbè. Mare. Sì, vabbè, vabbè, poi qualcos'altro. Andiamo oltre, andiamo, leggiamo un altro messaggio, lui beve intanto. Vediamo che dice Monto. Andate a dormire sotto le stelle, vista mare. Mare. Adesso Monto sta facendo un film romantico, capito? Come me, dai, ma che carino, Monto! No, vabbè. Sarebbe veramente bellissimo invece stare tutti qua. Tutti. Anche con Fernanda, con Monto, con Fuori. Vero, pa? È vero, sì. Bisogna aspettare, ce la faremo, andrà tutto bene. Intanto sogniamo, quindi il sogno si può sognare, quindi intanto sogniamo. Esatto, sotto la luna, perché poi dovete sapere che la canzone, appunto, Luna, in realtà all'inizio era la canzone di Andre con il suo Fuori. Ah, è vero! Poi, fra una cosa e un'altra, fra una luna e un'altra, diciamo che diventa... Esatto, ultimi romantici, Andre! Devo agganciarlo, perché sennò... Purtroppo mi devo mettere qua perché ho il cavo. Sì. E rischia di. Respira, Paolo. Ragazzi, sto respirando. Lo so che tu lo sapete, perché la storia della luna la sapete. Va bene. Eh? Dico che tu respiri ogni tanto. No, respiro. Non ti tipo vedo più. Ieri che ti abbiamo prestato. Ieri ti abbiamo prestato quanto? Quando eri con me? Ma ieri io non leggevo, te, Andrea, che scriveva, ma falla finita. Siamo stati bravissimi. Allora, ieri sera è stato tutto il tempo a dirmi che mi ha pressato, tutta la sera, ah no, perché ti ho pressato, eccetera, cioè, non è assolutamente vero, non leggevo neanche i suoi commenti. Quindi... Oh, non leggevo neanche i miei commenti, mi ha mandato lo screenshot poi. Certo, perché appunto tutti i commenti che non avevo letto. Non li avevo letti, infatti sono rimasto sorpreso. Dice, ammazza, oh, quanto l'hai seguita la diretta. Mi segui. Capito. Mi segui, Mi sto dando troppa importanza, ragazzi. Ciao, Rita. Eccola. Non si fa sentire più. Ciao, Rita. Ciao, Marituzzo. Che dici? Che cavolata hai detto che non ho sentito? Niente, le ragazze hanno sentito. Le tue amiche, ok. Un po' di tatticismo, ho detto, bisogna usare nella coppia. Ah, sì, certo. In amore vince chi fugge. Scherza poco, esatto, scherza poco, mia cara. Vabbè, adesso basta, andiamo avanti. Lo so che ti manco e so che fai così perché ti manco un casino, quindi lo so. Sì, da pazzi, veramente. No, sì, lo sai. Vabbè, hai finito? Bene, direi che... Fare cosa? Niente, Montovoli, uffi, vi adoro. Uffi. Ciao Rita, vi adoro. Ancora con sto... Pizza, sei più prestato di Paolino, ma mascheri meglio. Ecco, bravo Panicomi, hai detto bene. No, ecco, no ragazzi, io ero sfocata in realtà. E un'altra cosa, che praticamente ho attaccato, praticamente sono agganciata alla parete, perché ho sempre il telefono scarico e ho paura poi di non riuscire a salvare la diretta, e poi tutti mi dite clizz, ne sei agganciata alla parete. Ma che vuol dire sei agganciata? Sì, agganciata nel senso che c'ho il cavo lì, capito? Vabbè, ecco Marci. Aspetta che ha scritto Marcello, frate, tira fuori il passo a maglia tua. No. Mi fai la serenata? Ma quale serenata? No, ma io già t'ho conquistata, lo sai. Quindi non... Ma non mi devi dare per scontata. Già siamo ti devo conquistare di ogni scontata. Giorno, lo so, ogni giorno, ecco. Lo so, hai ragione. Capito, raga, come funziona? Ma io non lo so, veramente, non ho parole. Vabbè, mi manchi.
E mo basta. Sì, guarda, si è spostato. Guarda, sei emozionata, è cascato il telefono. No, è cascato. Ti sei emozionata, ammazza. Oh. Non ci credo, cioè, incredibile. No, vabbè, bellissimo. Ma dov'è Marcello? Non lo vedo. È stato troppo divertente il vostro... le vostre chiacchiere con Marcello, tantissimo. Sì, ragazzi, molto Marci, simpatico. Non vedo l'ora di conoscerlo. Te lo presenterò, esatto. È una persona molto stupenda, sì. Il momento più bello è stato quando sono riuscito a dare il calcio alla sedia, che però non avete visto perché non è quadrata. Vabbè, era del suo pieno stile. Io mi aspettavo qualcosa, ho detto, cavolo, non accade ancora nulla. Mi aspettavo qualcosa nel tuo pieno stile, no? Ho detto, ancora non ha combinato nessun danno. Esatto. E invece, ecco, ora ti vedo bene finalmente. Oh. Oh, adesso ti vedo bene. Ti vedi bene? Sì, sei bella, sei. Perché prima non mi vedevi? Ti vedevo male. Mi vedevi male? Sì. Paolo, una donna deve non essere conquistata ogni singolo giorno, ma lo so bene, ragazze, lo so bene. Brave ragazze, meno male che ci siete voi a ricordarlo a questi maschietti. È cotto a puntino. Va bene. Bene, tutti i cuori, ragazzi, vi voglio veramente bene. Anch'io tanto. Bene. E ci tenevo a fare questo brindisi pasquale collettivo. Sì. Così abbiamo anche rotto il ghiaccio, chissà, magari. È vero. Magari, sai cosa stavo pensando? Che la prossima diretta la potremmo fare mascherati. Ma che vuol dire mascherati? Ma perché ti vengono queste idee? Ma che cos'è? Aiutatemi, perché qualcuno mi aiuti. No, allora, te lo dico subito, perché io sono uscita il giorno di Carnevale, il giorno prima della festa di Carnevale, ho rosicato da morire perché io amo mascherarmi e fare la buffona. Lo so, E qui, infatti tu mi hai pensato, ho detto Clizia, voleva essere qui presente, così. Allora, i ragazzi hanno detto, quando sarete insieme, mascheratevi. E quindi potremmo fare una diretta mascherati. Beh, almeno una cosa sui generi, sono nella solita diretta. Ma secondo te, no, io ho qualche costume, no. Secondo te, no. Non hai creatività, ingegno, no. Ah, ma no, che costume. Vabbè, cambiamo idea, dai, tanto ti verranno altre idee migliori, sì. Ragazzi, mamma mia, già adesso ma in tutto ciò non sono neanche a casa mia, sono a casa di mia madre, quindi non ho neanche le mie cose. Ottimo, allora chiedi a Eleonora. Ah, perfetto, sì. Ottimo, perché tua mamma sicuramente avrà delle cose. Sì, beh, certo, magari nel suo archivio degli abiti, non lo so. Sì, come no, potremmo fare Ginger Roger e Fred Astaire, che dici? Fred Astaire, sì, mi si addice molto, però mi dispiace, diciamo, non faremo. Vediamo che dice Nicole. Mia sorella Paolo, ti vogliamo bene, già solo per il fatto che da quando ti è uscita, mia sorella Nicole, Cli ha finito di pubblicare 1600 storie milosissime. Che stronza! ciao, che stronzetta, ti adoro, Michi, mi manchi però. Ciao, Nicole. Capito? Prima o poi la conoscerò, eh? Sì, ho capito, vedi come ti mettono in mezzo, eh? Capito, prestano, mia cara. Le storie migliori. Ah, vabbè. Fernanda dice angioletto. Puffi! Che dice Fernanda? Beh, sono un angioletto. No. Eh? Sono un angioletto, no? No, parlavano di me, non di te. Ah! Ma io non ci credo. Infatti. Io non ci credo che lui è un angioletto, ragazzi. Certo, ma lo vedi? No, non ci credo. No, mi freghi. Chissà. Va bene. Allora. Ecco Marcello, non litigato, dicono. Che dice Marci? Dov'è? No, Marcello aspetta, non lo so, mi scrivono gli altri, dicono, ecco Marcello, ragazzi, aspetta, vediamo cosa dicono. Ragazzi, siamo 12.000, Montovoli c'ha le birrette, cin cin, Monto! Andre, le birrette di Fregene. Che poi dovete sapere che Chris non faceva altro e dirmi no, poi vedremo, se la tirava. Mamma mia, vabbè. Stavo decidendo. Ma che stavi decidendo? Tra i vari pretendenti. Ma va, te la stavi tirando, ma smettila. Finiscila, eh. No, vabbè.
comunque. Vogliamo vedere mamma Eleonora? No, mamma Eleonora le ho vietato categoricamente. Infatti immaginavo che per colpa tua non l'ho vietato proprio. Sempre il solito. È in camera, sicuramente connessa anche lei. Anzi, mamma, se ci sei, commenta, così tanto c'è sicuro 100%. Lizia, ma tutte queste ragazze che vogliono Paolo? E chi sono tutte queste pazze? E che risate. Ma che sono matte, oh! No, ma poi, ma quali ragazzi? Non c'è nessuno, che dici? Quando mai? Ragazzi, non temo la competizione, proprio, no competition. Certo, perché Tizia è number one. Ma a me che me frega delle altre? Eccola, è arrivata, ha scritto. No, dov'è Ele? Dov'è Eleonora? Figurati. Vabbè, adesso basta. Come adesso basta? Ma sei geloso? Eh? Sei geloso? Di che cosa? Dici adesso basta. Ah, basta. Ma Fernanda non mi vuole in giro, esatto, infatti. Ragazzi, cioè, in tutto ciò c'è Montoli che mi manda le foto su WhatsApp, non so che mi... No, vabbè. Cosa dice il vostro ti amo? Lo aspettiamo con ansia. Ragazzi, ci fate incontrare e vivere un po' di vita reale intanto? Che cosa? Hanno scritto, qualcuno ha scritto che il nostro ti amo lo aspettano con ansia e io ho risposto che ci dovrebbero far vivere intanto. Noi, so. No? Veramente, non in maniera sempre social. Cioè, sembra tipo un, non lo so, un film. Noi ci conosciamo in un gioco televisivo e il triste destino... un momento veramente drammatico ci porta a essere separati, è sempre tutto così social, virtuale, non reale. Lo so, però... forse non esistiamo, forse è tutta una proiezione mentale. No, ce la faremo, andrà tutto bene, sarà ancora più bello rivedersi per noi ovviamente e per tutta la gente che avrà tantissima voglia di vivere, quindi bisogna solo tenere duro. Esatto. Comunque, e sarà ancora più bello. Esattamente. Sarà ancora più bello e magico. Esatto. Siamo ritornati come i nostri nonni che si corteggiavano dal balcone, il nonno lo guardava dal balcone, poi si aspettavano per mesi. Esatto. Vabbè, ricordo, lo dicevamo ieri. Quando accade più nella vita normale, scusa. No, infatti. Paolo si veste da Calcutta e suona per te. Bello, mi piace, monto, figo. Bello, sì, ma che dici? Sì, potresti farlo. Ma tu sai suonare qualcosa? Sì, comunque in tutto ciò c'è anche Thomas. Ciao Thomas, ma tu sai suonare qualche strumento? No, suonavo il pianoforte e il violino. Ah, beh, molto nel tuo stile, figotto. Uh-huh. Oh, sempre stato. E non li suoni più? No. Non li suoni più? No? No. Quanto magari tempo hai suonato il pianoforte? Per quanti anni? 2 anni, il violino un po' di più, ma non ero... lasciamo perdere, con risultati scarsissimi, non è finito tutto lì dopo 2 anni. Allora, Paolo ormai ti hanno messo in mezzo, scappa, vabbè, sì, ok. Ragazzi, mi raccomando, continuate a bombardare Thomas, di messaggi. Ciao Thomas! Ci sta pure Filippo, proviamo ciao la Filippo. Fidanzata per Thomas? No, allora. No. Che dice? Niente, no, è scappato, secondo me, conoscendolo, appena l'ho nominato è scappato. E appena ho detto troviamo la fidanzata per Thomas. Ma senti mia madre che dice, come suonavi, straziante, dice mia madre, ma... Che carina, io l'amo, te lo giuro. Ele, sei la numero uno. Poi dicono Totti. Ma perché dicevi sempre Totti? Ah, così, perché per me era una cosa romantica cantarti il coro di Totti, no? Che per me... molto per un romantico. Grande esempio calcistico, giusto? Certo. Pinocchio. Eccolo Thomas, è sempre lì, simpaticissimo. Ciao Thomas. Va bene. Ti ho dato finito? Più di 5 minuti? Mi sa che ti devo lasciare, sai? Mi sa anche a me, perché siamo a 43. No, vabbè. Bene. È stato bello. È stato molto bello. Ci sentiremo. Yeah. Faccio l'ultimo brindisi a noi tutti. Io qua ho finito. All'amore. Ragazzi, tutti voi. All'amore, sempre e comunque.
E ti do un bacio? Il 3151esimo? No, il 3151esimo non sarà virtuale, mia cara. No? No, assolutamente no. Speriamo. No, ti amo tu. Mi manchi. Anche tu tanto. Bene, detto ciò, ragazzi. Ciao. Ok, pure un bacio. Adesso... Ciao Monto, ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, vogliamo bene. Grazie mille, vogliamo bene. Tanto. Hai visto che ce l'ho fatta? Hai visto che ce l'ho fatta? Ti è.